Oh, eccoci qua. Insomma, arrivati. Oh, stacacciunci. Tutto a posto. Pronti per un altro viaggio. Acceso. Ragazzi, siamo in viaggio per un nuovo viaggio. Dobbiamo andare a caricare il carico. Dobbiamo andare a prendere il lavoro. Per cui questo sarà un viaggio per andare a prendere il lavoro prima di... Due cose interessanti subito inizio video. 3, 1, non riesco a partire. Hop, partito. Ragazzi, il camion è mio. Colori fantastici. Il mio camion, comprato da me. Avrete sicuramente visto il video in precedenza. Abbiamo 64.000 euro, ragazzi, che non sono pochi, ma è sempre prestito dalla banca, che dobbiamo estinguere al più presto. Ora, andiamo. Se facciamo danni, me li pago io. Dobbiamo uscire dal garage. Questo qua è il nostro garage. Dai, andiamo. È un camion rincoglionito. Costava poco. Là, ok. Belle le porte che si aprono, si chiudono. Fantastiche. Questa era la prima cosa, ragazzi. La seconda, piano piano, andiamo a ritirare il carico. La seconda, tre cose allora. La seconda, sto per comprare un nuovo volante. Ora si dipende se lo trovo. È trafficata sta zona. La terza, invece, ragazzi, ho messo la canottiera. Non per farmi il figo, ma perché molti di voi mi hanno detto: lui con quella canottiera sembra un camionista. Me la sono messa veramente. Oh! E quando passo io? Devo fare un viaggio per andare a prendere il carico. Passerò, no no. Se non mi butto qua non passo più. Oh! Ma serio? Ma serio? Fermati là, non rompere le palle. 8 ore per uscire, ma non scherziamo. Oh, pure sbagliato strada, pensa un po'. Bene, 560 km ragazzi per andare a prendere il pezzo dietro, il rimorchio. Ma porca troia! Ma porca troia! Sono già 1200! Ma porca troia, che botto ho preso! Oh! Ma siete scemi? Bene ragazzi, dovremmo essere partiti, speriamo in bene. Allora, due cose importantissime. Statemi a ascoltare bene ragazzi, aprite bene le narici e le falangi soprattutto. Arrivano le sfide, ma le sfide andranno sul primo canale, credo. Allora, cosa si trattano le sfide, ragazzi? Sfide fighe, del tipo, una delle tante che forse faremo in questo video è: Luke, prova a parcheggiare una volta, fare il parcheggio difficile, ma solamente usando gli specchietti e non la terza persona. Per cui una cosa molto, molto, molto difficile, forse quasi impossibile in questo gioco, ragazzi. Questa è una piccola sfida. Tante altre sfide sono tipo: io guido e Chip usa i pedali, o fare una gara, una consegna con Chip in braccio o viceversa. Fare una consegna, per esempio, io bendato e Chip che mi fa da navigatore parlante. Sfide così, consigliatele nei commenti, le migliori saranno prese in carico e effettuate, appunto. Che ne pensate? Un bel pollice in su per l'idea, ragazzi, e magari un bel pollice in giù per la canottiera. Me la merito, dai, me lo merito questa volta, me lo merito. I pali rossi. I pali rossi? Sì, infatti c'era scritto sul manuale di istruzioni prima di venire in America. Mi hanno dato una sorta di Bibbia da leggere per imparare un po' di cose. E c'era appunto scritto che i pali rossi servono per essere visti a distanza. Ecco, io sto andando a 100 all'ora. Mi hanno insegnato una cosa, cioè mi avete insegnato una cosa. Che raggiungendo la velocità che io voglio, premo poi la C.
premo la C per andare a quella velocità sempre. Passiamo di qua. Ok. No. Andiamo più lento. Più lento, più lento. Ok, ok. Non accelero più, freno e basta. Ok. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa idea fantastica? Poi sto comprando, sto per prendere il volante nuovo, per cui qualcosa cambierà. E che dirvi? Tante novità, ragazzi, tante novità. Mi fa molto piacere che gli aerei, che vi piacciono questi video. Il video scorso, ragazzi, 2000 like, cioè allucinante, soprattutto su questo canale nuovo. Poi ho fatto tatuaggio nuovo per i 500.000 iscritti, l'avete visto? E l'ho fatto, se non mi ricordo, andate a vedere Facebook, credo. Magari vi metto uno spezzone qua. Guardate il tatuaggio. Magari a 600.000 iscritti ne faccio un altro. Che ne dite, ragazzi? Ora, finché non compro il volante nuovo, devo fare il deficiente per guidare, perché non riesco. Intanto il tatuaggio, ragazzi, mi ha fatto un male boia. Non so se nel video si è visto. Se mi sono ricordato di mettere il video. Qualora non mi fossi ricordato, mi raccomando, vi prego, andate su Facebook e cercatelo. Magari nell'editing mi sono dimenticato, sicuramente sarà successo così. E ho fatto anche un altro tatuaggio sull'altro braccio. Ora finisco la curva e ve lo faccio vedere. Questo qua è un po' nascosto, non lo fate vedere nessuno. E qua, guardate, qua. Ah no, era una farfalla, è volato via. Ogni tanto poi la sera torna. Poi ho anche fatto la scimmia vicino all'ombelico. Ogni tanto scendo a mangiare la banana, poi risale. Dipende poi dai gusti, diciamo, ok. Sto facendo il semipazzo, ma non vi preoccupate. Io per l'andatura sto andando in regola. Qua si fa uno sgliccio così. Guardate, guardate. A me Schumacher mi faceva i cappuccini. C'è Chip che ride, credo per la battuta squalida di prima. Vai, vai. Oh, è rosso. Frena. Ok. Poi leggermente, ragazzi, c'ho sulla schiena, verso il fondo schiena, una lucertola con la coda lunga. Ogni tanto con la coda mi gratto quando mi prude. E poi dipende, comunque i tatuaggi basta. Ecco, solo questi qua che vi ho mostrato. Arancione! Con l'arancione, ricordate, non vuol dire fermarsi, ma l'arancione nel gergo pilotaggio vuol dire sgomberare il passaggio. Per cui se sei in ritardo ti fermi, se sei in anticipo acceleri. Se sei in anticipo ti fermi, se sei in ritardo acceleri. Bisogna sgomberare il passaggio. Dovevo girare. Forza. Oh. Ragazzi, dai, forza nei commenti, consigli. Che volete che io dica? Che volete che io faccia? Che volete che vi racconti? A parte questa serie è rilassante. Ah, una cosa molto importante. Questa serie andrà avanti su questo canale. Stile rilassante, cazzeggio, dico stronzate, bla bla bla. Tipo io viaggio e mi o ci tenete, teniamo compagnia. Mentre sul primo canale andranno a finire tutte le sfide. Oh. Manca con la bagliante i risposti. Ma porca boia. Living vuol dire, ragazzi, è un cartello molto importante. Ah, ci sono lavori in corso. È un cartello molto importante in America. Living, vedete, ci sono lavori in corso. Sta a dire appunto living davant du guts, che poi è un inglese un po' pugliese. Limiting da Nanzu Katz. Per far... Ah, chi stai aspettando? Gli avaglianti non vanno. Ah, è rosso. Chiediamo scusa. Mi scusi. Mi avrà sentito. Uè, lavorador. È che si scava qui, Dicevo appunto lì. Che cos'è qua? Che cos'è? Offerta di lavoro autonomo. Ah! Trovi lavoro in giro, che figata! Dicevo appunto living, ragazzi, che vuol dire in fase di... Chi la so con le mammut?
Leviting da Nanzo cazzo, sgombare il passaggio che ci sono lavori in corso. Comunque è quello il significato. Bello questo posto, è molto rilassante e mi fa venire in mente una poesia così su due piedi. Tipo, se volete la racconto, è una poesia molto per questi posti, spero che sia una cento all'ora. La poesia narra così: or vidi, or dunque, or sia, or vedo, che nel canestro c'era Pietro, pien piedin del cavallin, a soddisfar il burattin. Il burattino la vede dura per girare la misura. La misura or dunque va, perché lungo lui vorrà. È una poesia molto rilassante e riflettitiva, perché fa riflettere in senso nella vita. Nella vita non tutto è lungo, non tutto è grande. L'importante è che ti metti le mutande, perché è importante, è la sintassi, no? È la metafora che c'è all'interno del discorso. Ed è proprio in questi posti che ti apre la mente e ti svuota, ti apre il chakra e ti apre anche la testa con un click, se proprio la vogliamo dire tutta, perché sono cose che ti vengono. Cioè, io viaggio molto solitaria, sono sempre un solitario, infatti da piccolino, quando guidavo J-Tier, il mio nick era Lupo Solitario 69, hai capito il numero maliziosamente. Il problema è che poi, crescendo eccetera eccetera, sto furgone, ragazzi, viaggia che è una bellezza. Ho speso 90.000 euro, mamma mia, bellissimi. E appunto, dicevo, viaggiando da solo tra me e me, ho imparato queste cose, no? A riflettere, eccetera eccetera. Allora, manca la bellezza di poco, addirittura tanto, e ricordiamo che dobbiamo ancora andare a ritirare il carico, per cui questo ancora non è il lavoro. Dobbiamo innanzitutto arrivare a prendere il carico puntuale. Sapete che a questo punto era meglio lavorare da dipendente che da autonomo? Perché in poche parole cosa succede? Da dipendente tu vai lì e c'è già il carico dietro, perché come si dice? Di semplicemente fare il lavoro, andare a consegnarlo. Mentre da autonomo ti fa partire il gioco dal garage, per cui dal garage vai a ritirare il carico e poi il carico lo vai a consegnare, per cui doppio viaggio in poche parole. È per quello che appunto pagano anche di più, perché tutto il guadagno è nostro. Ora io dovrò pagare 2000 e passa euro, ragazzi, al giorno, da ridare i soldi al prestito in banca. Mi lagga la telecamera, mi sa. Sì, mi sa che manca un po' di luce. Se il mio cameraman mi sposta un po' di luce verso di me, magari batte il sole all'improvviso. Ma vediamo se così va meglio, non lo so. €1.300 mi ha tolto. Che sbotta la spalla, che legupre. Avevamo 64.000 euro da siamo partiti. Ecco. Ragazzi, in poche parole voglio arrivare a 130.000 euro, perché voglio ampliare il garage con altri posti a camion, posti auto, perché voglio assumere un operaio. Voglio assumere un operaio in modo che faccia i lavori al posto nostro e che l'azienda Finocchio inizi a prendere un po' le misure. Ecco, iniziamo a fare un po' i nostri guadagni. Ora, siccome abbiamo doppio viaggio, per cui il video si prolungherebbe, io avrei in mente un'idea. Due video al giorno a questo punto. Uno che vado a prendere il carico e il secondo che lo consegno. Poi dipende dai lavori. Che ne dite? Vai piano, vai piano. T'abbaglio negli occhi, eh. Au! 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 Niente, abbaiare la gente non vede. Stiamo andando. Ragazzi, dove stiamo andando? F6. Adesso non hai merci da trasportare. Fra 2 ore e 38 devo riposarmi, è vero. Ragazzi, autonomo vuol dire che lavoro sempre, devo anche riposare, quindi devo andare a dormire, devo andare nei posti vicino ai benzinai, nelle sale, gli hotel, si chiamano hotel tier, ossia l'hotel del tier, ossia dove appunto vado a dormire. Belle quelle montagne lì in fondo, le conosco, sono le montagne del Niagara, guarda che belle che sono. Sono le montagne del Niagara, che poi scalandole, se uno magari vuole scavarle, scavarle, scalarle,
si affacciano, perché poi di fronte ci sono altre montagne, le montagne di Bermuda. Bellissime, ci andavo da piccolo. Ehi, ehi, ehi. Beh, che è festa qua sotto? Ragazzi, 80 km siamo arrivati, ridendo e sterminando qua, ridendo e cazzeggiando. Non va neanche così tanto male. Chi cazzo ha smodigliato? C'è qualcuno nel camion? Oh mio Dio, sono stanchissimo. Oh cazzo. Devo riposare, se no mi vengono gli attacchi di sonno. Ma riposando passa il tempo. E io non consegno in tempo, appunto. Ma non era meglio dormire di notte? Posso dormire qua? Ma io posso dormire qua? Ma non mi fa dormire. Ma mi sa io qua non posso dormire. Ragazzi, non so come si dorme in questo gioco. Ragazzi, non so come si dorme in questo gioco. Oh! Dai! Vai, ora! Ho capito che c'ho sonno, vai! Vai, vai! Abbiamo capito, facciamo così. Vai, ora! 600 e vai! Vai, porca puttana, vai! 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 Chi la tocco le mamma! Pezzo di merda! Però scendo di ribalto! Ti spezzo in due, ti spezzo! Pezzo di merda, pezzo! Uno stipendio mi ha tolto! Eccolo, eccolo! C'è il simbolo della benzina e il simbolo per dormire! Qua posso. Qua posso. Benzina abbiamo il pieno. Adesso la benzina è compito nostro, ragazzi. Allora, dove dormo? Dormo qua. Per dormire mi sa che devo girare. Qua. E parcheggiare qua. Ecco qua. Sei molto stanco, dovresti trovare un parcheggio e riposare. Ok, e. Per un intervallo di riposo premi il tasto invio. Si è già fatta notte. Devo andare a consegnare io, me l'ho dimenticato. Ma c'ho il freno a mano inserito? No, adesso c'ho il freno a mano. Ok. Si è fatta notte e andiamo a consegnare. Così ancora non ritirare. Però siamo quasi arrivati, 30 km. Potevo anche farmi una tirata unica, no? Venerdì alle 2:53 è l'ora stabilita per l'arrivo. E per arrivare in tempo ho 20 minuti. Porca boia di gioco, ovviamente. Guarda come aumentano. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai ad arrivare in tempo. Eh no, raga. Multe non multe, io qua accelero. Dobbiamo uscire? Sì. Dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Ce la farò, ce la farò, ce la farò. Dai, veloce. Posso farcela, dai. Veloce, veloce, veloce. Verde. Ma dove i pedali se ne sono andati? Dai, forza, forza. Madonna. Posso arrivare in tempo, dai. 10 minuti. Posso arrivare in tempo. Forza, forza. Vabbè, ancora lontano? Ma porca trota!
Non ce la farò mai. Non ce la farò mai, non ce la farò mai. Prossimo. Devo girare qua. Passo prima io, non per i coglioni. Vaffanculo. Devo girare, devo girare. Togliti. Ti taglio la... Dai, puttana. Incidenti su incidenti per andare a tirare sto pacco. Oh, è rosso. Vabbè, aspetta, però se passo di qua non mi vedono. No, non posso passare in mezzo alle... Porca troia, i pedali ne sono andati. Dai che verde, dai che verde. Dai gas. Dai arancione. È rosso. Ormai. Non mi hanno visto. Non mi hanno visto. Non mi hanno visto. Eccoli. Manca un minuto. Entro 2.56, sono le 2.56 adesso. Niente, non ce la farò mai. E qua devo ritirare il mio carico. Ma però prima devo frenare. E devo aggiustare i pedali. Porca di quella boia. Boiati. Boiati. Dai. Oh. Ragazzi, siamo arrivati. Abbiamo ben tre lavori. Io prenderei il primo, che è una consegna importante, ci danno ben 5.600 euro ed è boom, 549 km. Ragazzi, ma lo vedremo nel prossimo video. Mi raccomando, spolliciate, spolliciate, spolliciate. Un bacione e un abbraccio da Luke, è tutto. Ciao a tutti.